Grazie Presidente. Velocissimamente l'ordine del giorno vuole dare degli indirizzi anche per appunto accompagnare questa modifica territoriale, però e su questo voglio essere chiaro, quello dirò in conclusione nella dichiarazione di voto della delibera. Noi qui stiamo riunendo una comunità, cioè è questo il principio che come dire, sul quale si basa questa delibera, la modificazione del confine è ovviamente l'effetto, no? Come dire, il prodotto finale di un processo che ovviamente parte dalla cittadinanza. Quindi questo, ecco, è un po' l'operazione. Quindi anche le discussioni del tutto, per carità, assolutamente legittime, costruttive, insomma, è corretto e a me piace, insomma, anche giustamente ascoltare anche quelle che sono opinioni differenti perché aiutano sicuramente a sviluppare anche meglio un pensiero. Però da questo punto di vista, l'aspetto, diciamo, poi amministrativo sull'attuazione e tutto il resto è sicuramente un aspetto importante. Nessuno ovviamente intende dimenticarlo, ma contestualmente qui viene prima una comunità. Allora, i requisiti di un, come dire, di un territorio, di un paese, comunque di uno Stato, sono tre: territorio, popolazione e sovranità. E la sovranità poi si esercita anche, insomma, in un certo senso attraverso le forme di partecipazione. Qui abbiamo una cittadinanza all'interno di un territorio che con strumenti di partecipazione e democrazia diretta ha espresso volontà di riunire quindi una comunità che è quella appunto il quartiere Don Bosco, no? E riunirsi all'interno del settimo municipio, da questo punto di vista, credo che non ci siano, come dire, problematiche da sollevare. Quindi questo ordine del giorno è volto a dare degli indirizzi agli uffici anche per accompagnare nella prima fase, che è quella amministrativa legata alle elezioni, che poi alla fine si qualifica molto semplicemente, visto che non è che si cambiano i collegi o le sezioni o i seggi, ma semplicemente le persone che sempre risiederanno lì, invece di votare per il presidente del sesto, in questo caso voteranno per il presidente del settimo, e quindi ci sarà, diciamo, questo tipo di attività e quindi semplicemente la comunicazione ai residenti. E poi le attività amministrative, quello ovviamente sappiamo che sono tutte attività politiche, cioè il bilancio di previsione, sono tutte attività che poi ricadono ovviamente sulla politica e quindi sta poi ovviamente alla politica a poterle, diciamo, sia accompagnare ma soprattutto poi attuare. Grazie.